a tutti ragazzi, qua è Bazzo che vi parla e oggi siamo su Prince of Persia, non mi ricordo più il titolo. Vabbè, continuiamo. Creando un nuovo profilo. Il nome sarà Bazzo, ovviamente. No, sei sensibile in sto gioco? Non riesco a cliccare. Orco 2. Allora, inizia nuova opzioni, vediamo. Grafica, voglio cliccare. Effetti speciali. No, no, tutto alto. Nebbia, on. Deve lavorare tutto. Risoluzione più alta possibile. Gamma. Ah, è la luminosità, io la voglio bella alta la luminosità. No, mi ha messo quelle predefinite. Porco 2, le voglio al massimo la... Oh. Sì. Oh, guarda come si vede bene ora. Opzioni, devo troppo cambiare perché comandi. Velocità del mouse. Te lo giuro, diminuisce dal 30%. Oh. Indietro. Sì. Indietro. Porco due. Ma perché lui ogni volta ti sposta il mouse su un'altra cosa? Aspettate, c'è la storia. Entriamo nelle camere a caso noi. Sia come un fiume che scorre lento in un'unica direzione, ma io che l'ho visto da vicino posso assicurarti che si sbaglia. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederai chi sono e perché io parlo così. Siedi e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito. Devi sapere che io sono il figlio di Sharaman, il grande e potente re di Persia. In viaggio verso Asad, con un drappello di uomini, passammo per l'India, dove la brama di onore e gloria indusse mio padre a commettere un terribile errore. Ora, figlio mio! Le stanze del tesoro del Maharaja sono laggiù. Guardate come cavalca, come il figlio di un guerriero. Non sto capendo niente. Cioè, ho capito, più o meno. Ok, il mouse controlla la visuale, loro sono tutti... No, i loro corpi non ci sono più ovviamente. Vai con una spada a distruggere. Sono sicuro che... No, devi saltarci sopra. Saltarci sopra. Porco cane. E la cima. Tu chi sei? Ah, lui ha fatto la stessa mia fine, semplicemente che lui è rimasto intrappolato.
Ah, devo correre sulla parete. Allora, zii, non ci intendo. No, 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 salta su, salta su. No, è clic col tasto destro. Ma allora sei stupido. Ah, ok, ora ho capito. E io ho saltato tutto. No, 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 sali prima che mi uccida. Sì, questo qua è un pazzo. Cioè, non è che... È arrivato... Ragazzi, allora, è arrivato su quel... Mamma mia. Quando odio i giochi in cui la visuale cambia così... È arrivato su quel bordo lì. E si è aggrappato pericolosamente che poteva cadere giù. Non poteva direttamente atterrare sulla passerella. No. Noi siamo più intelligenti, atterriamo sul bordo e rischiamo di morire. Morire. Ok. Cioè loro non parlano. Ok. Io sono un genio, cioè l'altro non è riuscito a fare niente. Vai, 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 vai. Uccidi malamente tutti. Ok. Che fai? Cioè... Molti uomini cercarono onore e gloria sul campo di battaglia per sentirsi dire dal proprio re ciò che Cosro disse a Rastan. Tu sei il più nobile dei miei guerrieri. La mia spada assaggiò il sangue, ma sapevo non sarebbe stata quella certo. La mia strada. Non mi sarei guadagnato la stima di mio padre uccidendo nemici, ma trovando per primo le stanze del tesoro del Marajà. Ah, ok. Va bene. Le stanze del tesoro non saranno là, no! Non saranno protette da delle guardie, no, ma perché mai? No! Secondo me, ragazzi, non è lì. Le stanze del tesoro, guardate, non sono lì, eh. Però se mi attaccano in 52 milioni non posso farci niente. Sì! Non ho capito, ragazzi, non sto capendo niente di quello che sto facendo. È tipo quando state giocando a Mortal Kombat, che voi sparate tecniche a caso e riuscite a fare tutte quelle cose strane. Fatto. Oh, ok, hai messo via la spada. Ogni volta che lui mette via la spada, io non far vedere la sua faccia. Così, cioè, va bene, se sei contento. Questo episodio verrà un po' lunghetto, almeno credo, a mio parere. Oh. No, no, ma che cavolo fai? Ma sei un deficit. Pum 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 pum. No. Per fortuna che... Sì, ma allora sei scemo. Ok. Va bene. Ah, tipo ogni cosa questo qua. Che cavolo me ne faccio?
A che cosa si era... No, scusate. A che cosa si era aggrappato prima? Vabbè. Certo. Sì! Amanda Bassotti. Vai, sal, allora, spacca così, poi fai quello col tasto destro così. Forse, ragazzi, sto iniziando a capire le tecniche di combattimento. Così, eccolo col salto, parata. Sì, che poi che parata è? Ti proteggi con un braccio. Cioè, se uno ti dà una spadata, tu cosa non fai? Proteggiti con un braccio. Ok, hai messo via sta spada! Non sono così tanto deficiente, l'ho capito. Allora, C. Barra spaziale. Mi sembra un po' pericoloso. C. No, non X, C. X cos'è che fa? Tipo rigenera... Cioè non rigenera niente. Ma non c'è più la barra della salute. Porco cane. C. C. Barra spazzatrice e voilà! Attacco, attacco, parata. Attacco, attacco, attacco di qua. Ok, fatto. Ok, ciao! E se io camminassi sopra? Ora che faccio io? Sei stu... È vero. Ma... Mosca se odio sto coso. Allora... Fidatevi di me. No! Ho sbagliato. Dobbiamo saltare su questo... Dobbiamo. Sto qua, sto principe qua, deve saltare su questo palo, questo qua al primo, in modo che può arrivare. Tu sei un pazzo maniaco. Ok, bravissimo. Vuoi che riprenda da qui con la mia storia se verremo interrotti? Sì. Nuovo salvataggio. Ok. Salva. Fatto. Per La prossima volta riprenderò da qui. oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima con la prossima parte. Fino al salvataggio. Scusatemi per questo sbadiglio, ma è perché sono le 7:30 del mattino. E quindi ero stanco. Niente. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like. Va bene. E ciao!